Stefano Degli Abbati ci parlerà di un'altra amica dell'associazione Dais dell'Arte Dila, che è Maria Piaciari, e della casa editrice Il Sextante. Allora, innanzitutto risaluto nuovamente tutti quanti, perché prima in veste di lettore e di presentatore, adesso in veste di rappresentante, diciamo, della casa editrice Il Sextante di Maria Piaciani, che è l'anima e la fondatrice e tutto per la casa editrice Il Sextante, che purtroppo non può essere con noi stamattina per ragioni evidentemente superiori. L'attività del Sextante è un'attività a 360 gradi, come è stata sempre l'attività di Maria Piaciani. Pensate che questa donna è stata regista televisiva, è stata giornalista, è stata promotrice d'arte, e a un certo punto della sua vita ha deciso di passare alla fase editoriale, e lo fa con uno scrupolo che sfiora, diciamo, la maniacalità, se così possiamo dire, in senso bonario, perché io sono stato testimone di questa sua attività incessante e precisissima di editrice quando ha lavorato al mio libro che è qui di fuori, che abbiamo presentato l'anno scorso alla sessione precedente del premio 8 milioni, La scelta del secolo, libro di psicologia. E Maria Pia segue tante linee, perché evidentemente s'annoierebbe se no, e quindi continua a promuovere mostre d'arte, l'ultima a Roma un paio di mesi fa, su delle opere che aveva ritrovato, diciamo così, o che aveva custodito fino a quel momento su stampe degli anni 60. Stiamo curando il video, lo metteremo su YouTube per chi non è potuto essere, perché è stata la mostra Lampo, che è durata soltanto alcuni giorni. A promuovere l'arte, promuove incontri culturali, anche questo l'ultimo un mese fa al Comune di Roma, nelle sale prestigiose del Campidoglio, insieme a associazioni culturali femminili, in quel caso la Consulta Femminile di Milano, proprio che la città che ci ospita in questo momento, perché uno dei rami dell'attività di Maria Pia è questa rivista che lei ama profondamente, giustamente secondo me si vede l'amore che ci mette, che è Eudonna, che è arrivato all'ottavo numero e che è una rivista nel suo genere unica, perché parla del femminile a tutto respiro, nel senso che personaggi femminili del passato, qui c'è addirittura il Descartes di Bing anche in copertina, quindi una profetessa, una suora, una visionaria, una mistica, ma insieme a lei può esserci tranquillamente un'imprenditrice, una manager industriale dei giorni nostri, un'artista. Quindi tutto ciò che il femminile produce e ha prodotto di intelligente, di interessante, di profondo nel corso del tempo e nell'attualità. Continua quindi l'opera anche grafica, diciamo, di Maria Pia, edita anche lavori d'arte. Adesso è recente, nell'ultimo anno, la collaborazione con Gustavo Baldissera, che è sempre stato un operatore culturale nell'ambito dei pittori, dell'arte grafica. E ha organizzato con lui una mostra a Trastevere in questo senso, e vediamo cosa produrranno poi prossimamente, perché la loro fervida fantasia che cosa ci proporrà nei prossimi mesi. E per quanto riguarda l'attività editoriale, con l'incontro con Ila, con la poesia, con gli autori di testi poetici, e qui abbiamo, proprio promossa da Eudonna nella seconda di copertina, perché il testo, non nella seconda di copertina, eccola qua, nella sesta pagina, associata il lancio promozionale del premio 8 milioni di Dila con l'antologia artistica curata da Bruno Mancini e Roberta Panizza, ed edita appunto da Il Sextante, che è poi il convergere in questa giornata delle varie attività, delle varie entità qui presenti. Poi abbiamo, passo velocemente in rassegna i testi lanciati in questa occasione perché sono già tanti, Maria Pia
collabora anche con le università del spagnolo, l'Università del Sud America, quindi è un continuo produrre poeti, scrittori, lavori in questo senso. È il secondo volume della serie dedicata all'Accademia, all'Università, a dei saggi che riguardano argomenti accademici. Il primo, sono curioso di dire che è stato il mio, di psicologia, e il secondo è questo Fantasia e Pedagogia, Didattica e Drammatizzazioni, di Paola Ricci, Nicola Siciliani De Cumis e Corrado Veneziani, che appunto parla della fantasia e di come svilupparla nella produzione artistica, quindi è quantomeno attinente a quello che stiamo facendo qui noi oggi. Poi c'è un altro ramo che riguarda l'editoria per ragazzi, che adesso ha un grande spazio, diciamo, nell'editoria, perché si è visto come sia importante poi curare certe passioni da piccoli. Noi stiamo vivendo un momento di grande crisi del libro, siamo qui in una manifestazione che parla di libri, però non ci deve accecare il fatto che noi stiamo in un momento brutto, che si naturano tutte le forze e quindi vediamo il meglio tutto insieme, ma gli altri 360 giorni che succede, gli altri mesi che succede, stiamo vedendo diminuire il numero dei lettori, e quindi questo è un fatto grave, perché poi il libro serve a strutturare la nostra testa, a rimettere sempre a fuoco il confronto con un autore, sia esso un poeta, un saggista, un giornalista, un romanziere, uno scrittore di pezzi teatrali, è sempre qualcuno che ci parla dell'umano e che ci obbliga a rimetterci a fuoco in funzione di quello che ci ha detto lui e a decidere se la sua proposta l'accogliamo, se il suo dubbio scettico è il nostro, se la sua invece affermazione di alcune verità sia la nostra. Quindi uno scrittore è sempre un incontro importante, un libro è sempre un incontro fondamentale. È vero, come abbiamo detto l'anno scorso, che il libro si inserisce comunque nella formazione personale che veda la sua base, la famiglia, la scuola, ma poi a un certo punto arrivano i libri, i media, che svolgono un ruolo fondamentale, no? Per la formazione del singolo individuo. Quindi se disgraziatamente perdiamo una fetta di pubblico potenziale nei confronti della lettura, stiamo perdendo qualcosa di grosso, non facciamo incontrare una necessità con una risposta. E quindi questo è abbastanza importante che si svolga l'attività editoriale. Vado a concludere dicendo questo. Il Sextante va apprezzato proprio perché si sforza, da piccola casa editrice indipendente, quindi siamo oltre l'outsider, siamo proprio alla fatica quotidiana nella scarsezza e nella difficoltà di produrre dei prodotti di un certo livello, di un livello importante. Quindi lo sforzo di Maria Pia va apprezzato ancora di più, così come lo sforzo di Bruno, che promuove l'arte e la cultura e che mette insieme, che fa rete. E questa è la testimonianza da parte della casa editrice Il Sestante, che io oggi qui rappresento. Mi pare che questa sia poi la conclusione più adatta forse a questo, cioè lo sforzo per portare la cultura e lo sforzo fatto sulle proprie spalle, no? Un'opera anche di testimonianza, non è soltanto, diceva, tanto abbiamo un'industria culturale, quindi i libri si stampano da soli, no? Qui è quasi stampato uno per uno, no? Con l'attenzione alla singola virgola, sono partito da questa attenzione e vorrei concludere con questa attenzione. L'ultimo libro che vorrei proporvi, e poi passiamo alla pagina seguente del programma, è quello di Matteo Tuveri, Pioggia inversa, Storia del diavolo e un precario, che è un volume che vogliamo presentare, è un volume, un diario, uno scritto un po' particolare, un autore interessantissimo, che vogliamo promuovere qui a Book City.